Hi, I'm Eric Goldschmidt. As a glass artist and demonstration supervisor for the Corner Museum of Glass, it's important I continue to stay informed about the history, craft, art, and science of glass. This thirst for information has transformed me into a, a bit of a glass pilgrim. There's just no better way to learn than going directly to the source. In the spring of 2014, this quest brought me to the celebrated glass center of Murano, Italy. Una piccola isola appena off the costa di Venice, con una storia di glassmaking che the 13th XIII secolo. Vorrei condividere un po' di questa esperienza con voi. Ah no, eh, allora, eh, ho studiato con il pittore che ha fatto qui i bicchieri. Vedi qui i Ok. I bicchieri tutti dipinti. So, eh, è due eh, due eh, Alessandro Rossi, ma è manca due anni fa è, eh, è morto. Sì, eh, sì. Okay. Eh, Alessandro era qua no, sempre tutta la vita. Lui è un pittore di figurativo, di tecnica classica. Okay. Mi ho iniziato anche nel curriculum, cioè forse a 24 anni. Perché io andavo, andavo a scuola di disegno da ragazzino, poi ho interrotto, ho iniziato a lavorare il vetro, e poi c'era il disegno che prevale, sempre. E tutt'ora ci sono i disegni. E io non è che... Però il disegno mi ha aiutato a pensare al vetro col disegno, collegare. Che prima avevo invece la contaminazione, e là la differenza avevo la contaminazione di copiare un, un oggetto che si vendeva che co, come gli altri classico io devo copiare l'anatra perché invece lui mi ha detto il maestro gli dice, mi diceva Alessandro ma se l'anatra è fatta così perché devi farla così puoi farla realistica o un corpo o un animale qualsiasi allora eh, io ho pensato è vero, ma è, è giusto così. Io sono nato col disegno, non col vetro. Il vetro si è impadronito delle forme, perché chi non era capace di fare delle forme realistiche le, le ha stilizzate e, tu, e tutti seguivano questo mondo. E non si capiva chi faceva quella papera, erano tutti uguali, o il gallo, o il fagiano, o il sì. E Non si, si capiva se era uno là, perché era fatto in modo che era standard, tutti uguali. Quando io sono andato a scuola di disegno, dopo ho ripreso questo disegno per diversi anni e ogni eh, movimento lo cambiavo, cioè pensavo al disegno quando lavoravo il vetro. Ok, è è questo è perfetto. Eh.